Ben ritrovati di nuovo su Review in You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Ma partiamo subito con la recensione di oggi. Abbiamo un giradischi marcato One by One, non è la prima volta che collaboro con questa azienda. Un giradischi che, come vedete dall'immagine sul cartone, mantiene lo stile vintage e consente di ascoltare diversi vinili, tra cui 33, 45 e 78 giri, come anche convertire i vinili in MP3 direttamente sulla chiavetta USB che si va ovviamente a collegare all'ingresso USB. Ma andiamo subito a spacchettarlo. Devo dire che arriva direttamente in questa scatola di cartone, non c'è un altro imballaggio esteriore, almeno che non vogliate appunto, da quanto ho capito, spuntare sull'ordine di Amazon la scritta che volete appunto avere un cartone esterno. Questo perché appunto, se no vi arriverà così e si vedrà già il prodotto di cui si tratta. Potrebbe magari, non so, rovinare la sorpresa nel caso voleste fare un regalo in famiglia. Se arrivasse appunto così, il destinatario del regalo capirebbe già di che prodotto si tratta. Però io ho preferito risparmiare sulla carta, o meglio sul cartone, quindi mi è arrivato direttamente così. Come vedete è ben imballato, abbiamo l'alimentatore, un foglietto, o meglio un libretto illustrativo in lingua inglese, tedesco, francese, spagnola, giapponese e italiano. Mi rimangio un attimo quanto detto precedentemente, perché la lingua italiana non c'è. Prima sulla plastica, come avete visto, c'era scritto anche l'italiano, invece qua abbiamo inglese, tedesco, francese, spagnolo e giapponese. Comunque state tranquilli che si capisce anche in inglese o francese, quello che comunque è il funzionamento o i dati tecnici, ma se seguite questa video recensione vi dirò io in italiano quelle che sono le caratteristiche e il funzionamento. Iniziamo con i dati tecnici. Abbiamo in termini di dimensioni 32,5 cm il lato davanti, vale lo stesso per il lato dietro. Abbiamo 29,5 cm il lato destro e quello sinistro. Abbiamo 7,5 cm l'altezza, se si considera la parte in legno, mentre 12 cm se si considera anche la copertura in plexiglass. Come vedete la copertura è in plexiglass trasparente, si può aprire e resta ferma così, oppure si può decidere di tenerla chiusa. Ci sono delle fessure per permettere al 33 giri, al disco, di poter girare senza andare a toccare sulla la copertura. I materiali all'alto sono prevalentemente legno, anche sul retro. Come vedete abbiamo anche 4 gommini antiscivolo per un miglior grip sulla superficie. Abbiamo poi la parte qua in plastica, all'interno appunto ci sono i due speaker. Abbiamo sul davanti vari tasti, varie manopole, potete vedere quella del volume che permette la regolazione del volume. Abbiamo poi quella per posizionare sul phone USB, andremo a vedere tutto più tardi a cosa serve. Poi abbiamo il tasto standby, il LED standby che si illumina di rosso. Abbiamo l'ingresso per la penna USB che ci permetterà di svolgere due funzioni essenziali. Abbiamo il tasto REC, il tasto avanti, il tasto indietro e poi il tasto
pausa e play. All'interno abbiamo una protezione di plastica da andare a rimuovere, abbiamo anche una protezione di plastica in corrispondenza della punta del giradischi, si può riposizionare al termine dell'utilizzo del giradischi e tra l'altro la punta si può anche sostituire una volta consumata. Abbiamo inoltre un adattatore che si va ad estrarre, che permette una volta posizionato al centro di riprodurre anche 45 giri. Se avete presente, i 45 giri sono un po' più piccoli rispetto al 33 giri e hanno un foro che ha un diametro di questa lunghezza, per intenderci, mentre il 33 giri ha un foro del diametro di questa lunghezza. Abbiamo poi ovviamente la levetta che ci consentirà di posizionarla, di posizionare la punta sul nostro vinile, e abbiamo questi tasti, tasto speed che ci permette di andare ad ascoltare il vinile desiderato. Se andiamo ad ascoltare un vinile a 33 giri, posizioniamo su 33, mentre se abbiamo un 45 giri posizioneremo su 45, mentre se abbiamo un 78 giri posizioneremo sul 78. Questo è abbastanza intuitivo. Altri due dati: abbiamo corrente in ingresso DC, quindi corrente continua da 9 volt 600 mA, potenza da 5,4 watt e due speaker frontali da 1,5 watt l'uno. Come vedete sono rivestiti da questa plastica argentata. Sul retro abbiamo l'ingresso del cavetto di alimentazione, come vedete sono già andato ad attaccare l'alimentatore, abbiamo l'uscita RCA che permette di attaccare il cavetto jack RCA e sentire quindi la musica su un amplificatore o su delle casse esterne. Ma io direi adesso di passare ai fatti, andiamo a vedere come funziona concretamente questo giradischi. Per l'occasione ho qui un vinile 33 giri con le colonne sonore di Dirty Dancing, celebre film che ha fatto la storia, uscito nel 1987. Allora, prima cosa ovviamente posizioniamo il vinile al centro, ci assicuriamo di aver operativo il nostro giradischi, quindi quando la lucina è tenue, rosso tenue, vuol dire che il giradischi è in stand by, quindi non è pronto all'uso, mentre quando schiacciamo questo tasto power off on, tasto stand by, e la lucina è di un rosso acceso, allora vuol dire che il nostro giradischi è pronto all'uso. Adesso arriviamo al tasto che vi dicevo prima, questo qua è di auto stop on off. Cosa succede? Se noi andiamo a come posso dire, mettere su off il disco, una volta che si va a schiacciare il tasto che vi dicevo adesso, quindi a rendere operativo il giradischi, il vinile appunto inizierà a girare. Quindi facciamo la prova, come vedete il vinile sta iniziando a girare e quindi poi si potrà sollevare tramite questa levetta la punta e posizionarla in corrispondenza del vinile e ascoltare la traccia musicale. Vado a rimettere in pausa schiacciando questo tasto, vedete che la lucina diventa tenue. Se invece andiamo a mettere su auto stop on, cosa succederà? Una volta appunto che rendiamo operativo il nostro giradischi, quindi schiacciamo una volta, il disco come vedete non gira più in automatico, girerà solo al momento in cui andate a sollevare la punta per posizionarla sul giradischi. Guardate, sollevo, come vedete il disco, il piatto sta girando, quindi si andrà a posizionare sulla traccia musicale che si vuole la punta, e per abbassare la punta basterà respingere la levetta verso di voi in questo modo e scenderà piano piano in automatico. Come vedete ho chiuso la copertura in plexiglass e il disco gira senza problemi visto che c'è la fessura. Cosa che non vi ho detto è che per riprodurre il vinile basta girare la manopola su fono e non su USB. Come sentite, la qualità è buona.
anche appunto il suono in uscita dagli amplificatori non disdegna. Non ho messo a massimo, ma è comunque, come sentite, è un suono potente. Quindi per due speaker incorporati piccolini non è male. Ovviamente se poi volete la qualità attaccate, come avete visto dietro, con l'uscita RCA, potete attaccare i vostri amplificatori e sentirvi la musica come meglio credete. Passiamo invece adesso a quelle che sono le funzioni collegate all'ingresso USB. Perché all'inizio mi sono anche dimenticato di dirvelo, ma potete ascoltare la vostra musica sulla pennetta USB direttamente sulle casse di questo giradischi. Si va a girare innanzitutto su USB, si inserisce la pennetta, mettete sempre appunto la lucina operativa. Come vedete sta partendo la musica che avevo sulla pennetta USB. Regolate il volume, potete anche mettere in pausa, perché questi tasti sono tutti collegati alla musica che avete sulla pennetta, non vi permetterà mai di mettere in pausa, di mandare avanti la canzone del vinile, ma questo è scontato, penso. Può cambiare anche traccia. Quando poi avete finito basterà ovviamente rischiacciare questo tasto e togliere la pennetta USB. Però c'è una funzione che è più intelligente di questa, ovvero quella di convertire la musica sul vostro vinile in MP3 direttamente sulla pennetta USB. Per far questo si deve innanzitutto girare la manopola su fono e non più su USB. Si deve inserire una pennetta sempre nell'ingresso USB, possibilmente vuota, perché andrà a convertire appunto le canzoni in MP3, e poi si deve scegliere la canzone che si vuole convertire in MP3. Si va ovviamente a sollevare la nostra punta, si va a posizionare sulla traccia che si vuole registrare e successivamente, una volta che si abbassa e parte la canzone, adesso ovviamente ho messo in modalità standby così che la faccio partire, andiamo a schiacciare. Come vedete sta partendo, e in questo modo cosa decido di fare? Decido di registrare schiacciando una volta il tasto REC. Quando registra lo si vede perché la lucina lampeggerà in questo modo. Per stoppare la registrazione occorre ripremere il tasto REC. La lucina, come vedete, non lampeggia più, non si alterna più. E una volta che appunto abbiamo registrato la nostra traccia, la troveremo nella nostra pennetta USB sotto la cartella REC. Taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face. Due parole riguardo la traccia musicale che viene creata sulla pennetta USB. Devo dire che in termini di qualità del suono è buono, è fedele a quello che al suono che viene riprodotto dagli amplificatori, quindi se ci sono comunque delle impurità sul proprio disco o dei graffietti e quindi l'audio è in parte compromesso, si sentirà ovviamente anche nella traccia musicale. Poi spetta a voi, se avete dei programmi apposta per pulire il suono eccetera, aggiustarlo. Comunque il suono è veramente fedele, la qualità è buona, e se una persona volesse fare un lavoro del tipo passare i propri vinili in formato MP3 per poi ascoltarli, non so, sul proprio smartphone, il proprio riproduttore musicale portatile, potrebbe essere anche una buona idea. Quindi una funzione che mi è piaciuta molto. In generale l'ho trovato un prodotto davvero valido, soprattutto per quello che è il prezzo, mi sembra anche scontato ultimamente.
materiali buoni, il volume come avete visto non ho neanche posizionato al massimo e si sentiva già tanto, però c'è comunque la possibilità di attaccare le vostre casse esterne se volete, diciamo, avere un suono più amplificato, più potente e più pulito magari. Vi lascio come sempre il link nella descrizione se volete acquistare questo giradischi. E se avete qualche domanda o qualche curiosità, perplessità, potete comunque scrivermi qui sotto.